Allora, oggi piccolo vlog domenicale. Sono qua nella mia stanzina con i miei due computer accesi, uno per guardare un video e l'altro per fare un video, cioè per editare i miei vlog. Sono struccata, sembro stanca, sembro malata, lo so, come un mio compagno di università che una volta mi ha visto arrivare senza mascara, probabilmente è la prima volta che mi vedeva senza mascara, mi ha detto: "Ma cos'hai, Ludo? Sei malata?" No, caro, non mi sono truccata stamattina e basta. Ultime ore di libertà, ultime ore in cui dovrei studiare, ma non studio. La mia camera è veramente incasinatissima, perché ci sono le cose da studiare lì, i regali lì, il mio cappotto stipato sopra la stampante che non so dove metterlo, altri regali di lì, il bucato steso di qui, gli sci di... Vabbè, sto aspettando adesso di, vabbè, mangiare e poi vado a prendere Stephanie, che è la mia amica americana di Miami, che però è anche di origini cubane, che viene a trovarmi in Italia e sta con noi per Natale, sta dal 22 al 26. E ogni anno ospitiamo qualcuno di nuovo per Natale. L'anno scorso c'era la mia amica egiziana di Berlino, quest'anno c'è lei perché sta facendo un master a Londra e quindi non stava a tornare in America per Natale, e da Londra viene direttamente qua da noi a Milano. E le farò vedere un pochino della città. È carina, ci siamo conosciute a Washington, quindi non la vedo dall'estate del 2010. È stato divertente perché l'ho conosciuta tipo nel bagno del dormitorio dove ero, cioè non l'ho conosciuta nell'ambito del corso che stavo frequentando a Washington, ma nel dormitorio che mi ero prenotata, quindi a parte. E non so come mai siamo arrivate sull'argomento di parlare dell'università di scambio, così lei è stata a fare uno scambio a Istanbul. Io conoscevo la ragazza di Massi, ex ragazza, cioè ai tempi, era stata proprio quell'anno a fare uno scambio a Istanbul. Gli ho chiesto se per caso conoscesse qualcuno italiano che studiava a Milano, eccetera, eccetera. Lei conosceva proprio quella ragazza, cioè voglio dire quanto è piccolo il mondo. Tipo, dopo 10 minuti che ci conosciamo, arriviamo sull'argomento di conoscere una persona in comune che ha conosciuto a Istanbul, che però studia a Milano, ma non è neanche di Milano ed è la ragazza del mio migliore amico, cioè pazzesco. Comunque, va bene. Niente, quindi adesso aspetto Stephanie. Ciao a tutti, stiamo andando alla nuova piazza Oh no! Alla nuova piazza Gaiolenti, che è qua a Milano, che io non ho ancora visto, e stiamo scoprendo questa nuova stradina con il mio papà che me l'ha fatta conoscere. E qui c'è Stephanie. Ciao! Là, questo è il bosco verticale. Stanno costruendo tutto qua a Milano. Però lì è la Ferdinand. Molto bene. Allora andiamo a prenderle un po' di libri in italiano alla Stephanie. C'è Grom. Grom, poi ci sono un paio di negozi Bene. abbastanza belli, C'è la Nike. poi lì c'è Sephora! Sephora e poi c'è la Fettina e gli altri non sono Mi più piace, aperti. papi, che tu sappia le cose importanti della vita. Dov'è Sephora? Siamo andate alla Feltrinelli, l'abbiamo comprato, cioè io le ho comprato due libri, le ho preso quello di Fabio Volo e un altro che è questo, questo qui, per 10 minuti, di Chiara Gamberale. Facilmente lei si è presa moccia, stava cercando disperatamente, scusa, ma ti voglio sposare. sposare, ma la tipa ci ha detto che, ci ha guardato malissimo, e poi ci ha detto che era fuori dal catalogo. Io mi sono vergognata tantissimo a chiederlo, e Ma l'ho va fatto bene. perché è una buona amica. Sì, esatto. E sì, perché sa un pochino di italiano e cercava, con la scusa che fosse facile da leggere, l'abbiamo chiesto. Ok, adesso andiamo da Sephora a fare un giro, ovviamente. Solo fare un giro. Siamo tornate al Duomo. E ci sono i mercatini di Natale. E Stefani vuole cercare il negozio del Milan. Ok, you need to take a picture of me. Oh, that's the girl one. Yes. Allora, le do lo spazzino. Felice. Center. In the center. Take a bath. Galleria. Siamo salite sulle terrazze del Duomo
e io non c'ero mai stata. Va bene, però il tempo non è dei migliori, ma adesso ci facciamo comunque un giro. Wow, questo è bellissimo. Che fico. Non è buono, eh? Eccoci qua sulle terrazze. Non molto scivolose questi scalini, però è bello oggi perché non c'è nessuno, possiamo fare tutte le foto che vogliamo. Vai, è tutta rossa. È una mandorla. La mandorla che non si apre. Col pugno forse. E prendi a pugno la mandorla, dai. You give up. I really do give up. Ok, concentrate. Ciao. Stiamo cercando gli occhiali per stare. Vuole gli Oakleys, no, vuole Life Italia, però non li troviamo. Siamo in questo negozio temporaneo di Natale in Buenos Aires, molto molto natalizio e shabby chic, come piace a noi. Heaven for me, it's heaven. Yes. I like that expression. Io tipo mi sto sciogliendo per queste cose. Sa che devo prendermi una casa da sola al più presto possibile per cercare di decorarla con tutte queste cose. Tipo queste. Sono riuscita a comprare una scatola col cuoricino per me e per il mio futuro fidanzato. Non sappiamo ancora chi sarà, però sappi che ti arriverà questo bellissimo regalo romantico e appiccicoso e diabetico. E quindi sì, ciao futuro fidanzato. Ciao. And what did you do? I don't know. I need out to prepare. You're worse than me. I'm really bad. I told you I'm good. No, don't bring my baby to me. No. No. I don't want a baby. Outside, because I'm not letting you in. Per la mamma ho comprato una caffettiera. C'è il prezzo. Una caffettiera da una persona perché l'altra l'ha bruciata l'altro giorno facendosi il caffè e lasciandolo su per 2 ore. Sì, he's desperate. He's asking people to come home to fall in love with him. Yeah. What is he really sad? Really? Yeah. Think about it. Voglia di mangiare qualcosa? Certo. Di Natale e ci stiamo preparando per andare a messa. Adesso ho messo un pochino più di regali sotto il mio bellissimo albero che ha decorato mio padre con tanto amore, e poi ieri invece abbiamo preparato questa tavola per tutti gli invitati
e ho messo tutti i vari segni a posto. È stato abbastanza difficile cercare di capire chi si sedesse dove, accanto a chi, di modo da poter un pochino tutti parlare insieme. Mi sono fashion con le mie ciabattone rosse, però non c'è ancora nessuno. Allora, vi faccio vedere cosa abbiamo in serbo in cucina intanto. Grazie. Abbiamo le olive scolane, una cosa molto elaborata. No, invece questa cosa qui sì, sono le prugne con dentro una mandorla. A volte dal bacon che poi metteremo nel forno. Ho scelto il momento giusto per fare questo video. Questa è una cosa che abbiamo fatto io e Stefano, cioè Stefano ha fatto la salsa di avocado con lo yogurt greco, il limone, sale, pepe, olio e il salmone sopra con i porcini. Brava, grazie tante, anche a voi. Ciao e poi cos'altro facciamo? Ah sì, qua stiamo cuocendo, cioè facendo bollire l'acqua per i panzotti con la salsa di noci, voilà. E cioè in realtà non sono panzotti, ma cosa sono? Mezze lune di magro direttamente da Genova. E poi cos'altro facciamo, mamma? Ah, abbiamo fatto questi sedanini con le prugne. Le prugne arrivate. Queste sono le pere con la salsa di gorgonzola e Philadelphia sopra. E adesso ci metteremo qualcosa anche di colorato. La stessa salsa l'ho fatta anche per questi sedanini con appunto la salsa di gorgonzola e Philadelphia e sopra qualche noce, qualche arancia. Questi crostini qua all'avocado sono andati a ruba. Vediamo un po', le prugne sono davvero buone. Buonissimo qua. Sì, buone, vero? Salviamo la. Ma dove sono tutte le fognine? L'hai portato? Are you here? Ciao! Hi! Merry Christmas! Questa è la mia. Ludovica! Questa è la mia. No, non vi strappate i giocattoli, però, mira un punto dove non c'è niente per terra. Ok, lì, in corridoio, vai. Veloce. Bravo Pietro. Guarda come va veloce. No. Santa's little helper. Finalmente ci sono anch'io. Io. Che è la cosa che dici sempre tu quando nessuno ti riprende. Colpo di scena, si mette a ruba di tamburi. Calendario per 2014. Adesso quando si sveglia lo abbiamo. Da parte mia pensato con tanto amore perché il titolo ti rispecchia proprio. Il titolo? Sì. Vieni qua. Questo è bellissimo. Allora, storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. È anche scritto sì. Grosso così. Non ci mai ti le porti dietro. Così non scivi perché se poi ti ammazzi mi tocca curare. Bravo Matte. La doccia così quando fai la doccia per non scivolare. E devo stare immobile. Ah, quindi sono due piedi destri alla fine, no, però. Vabbè. No, sono uguali sempre. E c'è il dispenser per il sapone. Ah, dentro si può lavarsi i piedi? Quindi senza strofinarsi i piedi. Tranquillamente. Col bravo. Bravo. Oh my god, no!